Insomma, Piacenza riesce anche in questa gara, combattendo, soffrendo, è la tua ex squadra questa qui, tu, il tuo passato è Alberto Polo, è legato a Padova, che ha dimostrato ancora una volta, ma tu la conoscevi questa squadra, di essere una grande squadra che lotta, no? Bravi voi, perché adesso ve ne andate ai quarti di finale. Sì, Padova è una squadra che lotta su ogni pallone, anche sotto 2-0 ha continuato a spingere. Ha messo in difficoltà molte squadre. Noi siamo stati bravi a non mollare nel quarto set. Dobbiamo lavorare ancora, perché in vista dei playoff non possiamo permetterci dei cali così come a fine secondo set o il terzo set. Adesso continuiamo ad allenarci e pensiamo alle partite con Trento. Hai detto bene, hai anticipato la mia domanda, perché non bisogna mai pensare di essere arrivati fino in fondo, perché le partite bisogna finirle. Queste erano le parole anche del vostro coach, cioè non possiamo perdere la concentrazione, le partite bisogna concluderle. Però insomma la qualità l'avete vista, insomma, dopo una stagione che è iniziata molto male, difficile per voi, cambi in corsa, adesso insomma siete lì anche voi. Ci sarà una grande partita, perché Trento è un'avversaria temibilissima, però parliamo ormai di squadre nei quarti, tutte di livello altissimo, no? Sì, ma il nostro campionato è il più bello al mondo. Se pensiamo che Modena è arrivata settima, eppure secondo me può benissimo giocare per lo scudetto. Noi abbiamo fatto un campionato con alti e bassi, però adesso siamo qui. I favoriti sono Trento e cercheremo di dargli il più fastidio possibile. Allora,